io sono di qua, abito qua, qua. E salire e scendere con questo ponte, io tengo in un terrore. Non possiamo stare in queste conduzioni su queste due frazioni. Guardate che in che stato è questo tratto di via Gaetano 5. C'è una pianta che sta cadendo, c'è l'innalzamento dell'asfalto dovuto alle radici di questa pianta, c'è un muro di confine di via Gaetano 5 con il vallone sottostante che sta cadendo. Io quando ho parlato col sindaco un mese fa, ho chiesto a chi appartiene questo, alla provincia o a voi? No, ti appartiene a noi. Allora io la fine di quel, come si chiama, di Genova non voglio favorire, perché noi saliamo e scendiamo, io non tengo la macchina, salgo e scendo a piedi. Alle sue spalle una sbarra, la prima, quella orizzontale che limita il transito ai mezzi superiore a 2,30 m. Questa è una problematica di novembre 2014 e da allora ad oggi, in circa 4 anni, non si è fatto nulla per via Gaetano 5. Non passa la tubulanza, non passano altri mezzi di soccorso. Le macchine che salgono e scendono, ci mette sotto un muro. Il problema è serio, cioè se la strada è pericolosa per i cittadini, va completamente chiusa al traffico veicolare. Ma se il problema non è tale per l'incolumità dei cittadini, allora è giusto che queste sbarre vengano tolte. A me mi hanno detto che sotto è vuoto. Un signore che abitava là, che è morto, mi diceva sempre, è vuoto. Quindi è giusto che si mettano a disposizione le somme necessarie, non per tamponare il problema di via Gaetano 5, ma per risolvere definitivamente il problema di Gaetano 5. Questa strada bisogna vedere che c'è da fare, perché qualche giorno ci saranno i morti. E l'amministrazione ancora ferma al palo per fare un progetto esecutivo che io ho votato contro e spiegherò il perché. Immaginiamo la scena, non ci sono i soldi per aggiustare via Gaetano 5, si spendono 30.000 euro per fare un progetto esecutivo, poi cosa succede? Aspettiamo un anno per avere l'insieme delle somme necessarie per aggiustare via Gaetano 5 e dovremmo rifare il progetto esecutivo perché è difforme rispetto ai prezzi che era stato preventivato un anno prima. È vergognoso, non è possibile che una strada di tale importanza per 5.000 cittadini cavesi, che non sono cittadini di serie B, ma sono cittadini che pagano regolarmente le tasse, vivano ancora in queste condizioni. È vergognoso.